Matti Costruzioni. Dal 1958 immobili di pregio in Oltrepò a Pavese e nella Riviera Ligure. Come le nuove ed eleganti palazzine con finiture prestigiose e personalizzabili. Le ville singole e bifamiliari con impianto termico all'avanguardia. La prestigiosa Villa Manila, a pochi metri dal mare di Varazze. Costruzioni in zone centrali e residenziali di pregio, ampio capitolato, massima efficienza energetica ed assistenza del cliente a 360 gradi. Contattaci, ti aspettiamo a Voghera, in via Meucci 5. Buongiorno e grazie a Occhio Pavese. Come responsabile politico del Movimento Civico L'Italia del Rispetto, sono qui a sensibilizzare le istituzioni su un altro problema, ecco, non di poco conto, il problema della turnazione notturna delle farmacie. In base a una nuova disposizione, è stato allargato il raggio di turnazione delle farmacie, per cui capita che Voghera ha una farmacia di turno, di notte, un giorno ogni tre. Questo comporta notevolissimi disagi per la popolazione e questo io posso constatarlo in prima persona come medico di guardia medica. Infatti quando mi trovo a prescrivere magari alle tre di notte un farmaco urgente, il paziente mi dice: qual è la farmacia di turno? Ecco. E dire che la farmacia di turno magari si trova a 30 km, questo comporta un notevole disagio. Non solo agli anziani e chi non ha la macchina, ma anche a chi ha la macchina che magari nella stagione invernale deve fare dei chilometri, magari col ghiaccio, con la nebbia, per raggiungere la farmacia più vicina. E, diciamo, per questo motivo il Movimento Civico L'Italia del Rispetto organizzerà a partire da sabato prossimo e fino a ottobre una raccolta firme per sensibilizzare le istituzioni su questo problema. È possibile firmare tutti i sabati in Piazza Duomo dalle ore 16 alle ore 19. A proposito, visto che si parla di farmacie, ecco, volevo segnalare che la nostra petizione sulla farmacia per il rione San Vittore ha già raggiunto le 500 firme, quindi un notevole risultato, segno che il problema è sentito e che la popolazione vuol far sentire la propria voce presso le istituzioni competenti. La raccolta proseguirà ancora fino a settembre, quindi sicuramente raccoglieremo tantissime altre firme.